Ragazzi, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata del Let's Play di Assassin's Creed Syndicate. Oggi giochiamo al DLC di Jack lo Squartatore. Qua c'è proprio un suo menu del gioco, però giochiamo con... Questo assomiglia a Jacob, no? È sicuramente Jacob. Però forse non si gioca nello stesso periodo in cui si gioca il gioco principale. Che Jack lo Squartatore sicuramente sta a Londra. Stava a Londra. Vediamo. Nei 20 anni successivi alla sconfitta dei Templari per mano degli assassini, Londra conobbe la pace. Fino all'autunno del terrore. Nel 1888. Londra scivolò nel panico per via di una serie di delitti orribili e avvolti nel mistero. I bordelli di Whitechapel sembravano rifugi sicuri se paragonati alle strade, dove le prostitute venivano mutilate e i loro corpi squartati erano esposti agli occhi del mondo. Jacob Fry è sulle tracce dell'omicida ed è deciso a mettere fine al regno di Jack lo Squartatore. Quindi giochiamo con Jacob. Muovetevi, signor Finch. Questa sarà la storia del secolo. Signor Weaverbrook, so che avete altre lettere dello Squartatore. Vi ho detto di lasciarmi in pace. Smettete di pubblicare le sue lettere. Avete trasformato quella belva in una leggenda ed è esattamente quello che vuole lui. Jacob, grazie a Dio sei qui. Lo Squartatore l'ha fatto di nuovo. Katie! Non può. No, lui non può. E Lizzie. Tutte e due. In una notte sola. Nelly, ricorda cosa ti ho detto. Ora vai. Ma dove la mandi da sola? Quanti altri assassini devono morire prima che tu riesca a vedere la verità? Solo un altro, Jack. Avresti dovuto crederci, Jacob. E ora... io ti darò la caccia. So che sei lì, Jack. Il maestro dell'orrore ha paura di mostrarsi, è così? Sono la tua ombra, Jacob. Ma come siamo noi, Jack lo Squartatore? Questo perché mi mettono in mezzo? Prendilo, prendilo. Li squarterò uno dopo l'altro se questo servirà a trovarti. Jack controlla Londra facendo uso del terrore. Una delle armi del terrore di Jack, il colpo brutale. Un colpo brutale eseguito fino in fondo spaventa i nemici che vi assistono. Tieni premuto il tasto sinistro nelle stesse condizioni di un normale assassino per iniziare un colpo brutale. Segui le istruzioni per completarlo. E che istruzioni devo seguire? Se ne sono scappati veramente tutti quanti. Corri quanto vuoi, Jacob, io ti prenderò. Veramente. Devo solo fiutare il tuo odore, l'odore di una bestia ferita.
Puoi nasconderti da me. I nemici reagiscono al terrore dello squartatore in tre stati: calmo, ansioso e spaventato. Le azioni del terrore rendono i nemici ansiosi e poi spaventati. Con le armi del terrore puoi influenzare lo stato dei nemici. Per esempio, puoi usare il grido di morte o le punte. Sì. Ora la si spaventano. Ma veramente dobbiamo uccidere Jacob. Fermo! È me che vuoi, Jack? Allora uccidimi! Noi non agiamo così. Questo è il mio, credo. Vai Jack, no, questo qui era scrittato, non potevamo ucciderlo, eccolo là, no. Perché pure Jack lo squartatore c'ha l'occhio dell'aquila? Pure questo è un assassino. Andiamo da questa parte. Ci dovremmo quasi essere. Eccolo là. Tornatene nella tua tana, Topolino. Ma dai. Vai da qualche parte, Jack. Jack, sei malato. L'ironia, fratello. Jack. Solo tu sai chi è lo squartatore, ma non lo puoi dire a nessuno perché questo distruggerebbe te. No, 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 no! Jack, possiamo curarti. Curare me? Io sono la cura. Ma veramente? Ma no, questo è un incubo, mo si sveglia Jacob. Però se ci sono quelle mosse speciali per Jack lo squartatore, vuol dire che veramente ce lo fanno usare a noi. Vabbè che c'è stato un poco antipatico Jacob, però un mese dopo Whitechapel 1888. Miss Fry? Ispettore Aberline, perché mi hai fatto scortare qui? Io e i miei diamo la caccia allo squartatore da mesi, ma non abbiamo nulla su di lui, nulla che si possa rivelare. Cosa c'entro con questo? Mio fratello mi ha fatto venire dall'India. Che fretta c'è? A quanto ne so, tu sei l'ultima assassina di Londra. Cosa vuoi dire? Dov'è Jacob? Questo è Ivy. Tuo fratello è scomparso proprio mentre un mostro sta commettendo i crimini più orribili che questa gente. E tu credi che non sia una coincidenza? Il colpevole è attento e calcolatore, non lascia mai una traccia del suo passaggio. Non ho mai visto una tale abilità nell'uccidere e nello sfuggire alla legge da quando... beh, lavoravo insieme a voi. È per questo che Jacob ti ha scritto prima di scomparire. Tu pensi che sia morto? Non voglio crederci.
Ma se è così, sei l'unica che potrebbe fermare lo squartatore ora. Seguimi. Segui Berline. Quando fermerete quel pazzo furioso? Ti porterò sulla scena del primo caso dello squartatore. Incompetenti! Ma quindi Jacob muore. Questi hanno sempre la notizia per prima. Noi arriviamo e le prove sono inquinate. E come se non bastasse, il giorno dopo quelli sbattono il mostro in prima mano. A meno che non è Jacob lo squartatore. Le yard che separano Flower da Dean Street sono diventate così pericolose che di notte persino gli agenti hanno paura a Whitechapel. Andate al diavolo, maledetti! Prendiamo una carrozza, ti va? Non voglio prendermi altre uova marce in faccia oggi. Ragazzi, è Jacob lo squartatore. Jacob lo squartatore è Jacob, sicuro. Questo quartiere è cambiato. Whitechapel è un covo del crimine, Miss Fry. Qui il terrore regna sovrano. Altrove i ricchi si arricchiscono, ma qui i poveri vivono come cani. Ehi, franandosi per un tozzo di pane. Di questi tempi i giornali descrivono Whitechapel come un covo di selvaggi, mostri e animali che fanno vivere i cittadini onesti nella paura. Dello squartatore. Vediamo un attimo come siamo messi con la mappa. C'è tutta la mappa di Londra a disposizione. Però vedete, questa qui è un poco oscurata. Secondo me sono solamente queste. Questa qui è la mappa dove ci fa fare il gioco. È una cosa strana, però. Vabbè, vediamo, andiamo avanti. Piano, piano. Perché Jack teneva l'occhio dell'aquila. Quindi... Non siamo lontani da dove Mary Ann Nichols è morta. La conoscevo come Polly. I suoi amici la chiamavano così. Ma la donna uccisa qui non è la stessa donna che ho incontrato varie volte al pub Frying Pan. Allora chi era? Speravo che tu lo sapessi. Guarda tu stessa. Tra l'altro Livy è tornata dall'India, quindi si è sposata con quell'altro, con Green, Henry. Qui lo squartatore ha ucciso la prima vittima. Hanno identificato il corpo. Suo marito non la vedeva da 11 anni. A malapena ha dato un'occhiata al povero corpo mutilato prima di dire che la perdonava per quello che lei gli aveva fatto. La stampa ha svelato che al dito di Miss Nichols c'era il segno di un anello. Le era stato strappato e lo stesso vale anche per le altre vittime. Certo che l'hanno fatto proprio brutta Ivy invecchiata, eh? Il corpo della vittima è stato trovato qui, con la gola tagliata e svariate ferite all'addome. Ci sono ancora macchie di sangue. Ok, questa è la prima cosa. Secondo indizio, questo qui. Ops. Ha appoggiato una mano qui, forse per sorreggersi. Potrebbe aver gettato l'anello in quel momento. Che cosa hai scoperto? Dammi un momento. Tre mesi fa. Aha. Strano posto per una macchia di sangue. Un oggetto insanguinato ha colpito l'albero. Il suo anello, forse? Raggiungi l'origine del lancio. Premi tasto destro per generare la traiettoria. Segni i nemici osservandoli con l'occhio. I nemici. Ok, questo qua non ci interessa. È possibile che questi qua, tutto Scotland Yard, non hanno trovato l'anello? Un anello indossato solo dagli assassini. Ho l'anello della Nichols. Un anello d'assassino. Deve averlo lanciato via mentre lottava con lui. Nel tentativo di proteggere la confraternita. Pensi che lui le scelga? Già, e i giornali accusano la polizia, quindi me, di permettere alla capitale del mondo di ritornare a uno stato di primitiva brutalità. Adesso devo andare, Miss Fry. Ho altri affari qui a Whitechapel. A dopo, ispettore. Grazie. È diventato ispettore, Aberdeen. Autunno di terrore completato. Attività alleate di Aberdeen. Ispettore Aberline ha bisogno del tuo aiuto.
Il terrore dello squartatore ha ispirato una nuova ondata di crimini, da brani furti a omicidi di emulatori. Ora Whitechapel regna la violenza. Le attività caccia e ricercati, chiudi club pugilato e carrozza della legge sono ora disponibili. Devo privare Jack della sua influenza sulle bande di Londra. Vabbè, e questo qua penso che ci riusciamo a fare. Vediamo un attimo come siamo messi. Ma le abilità? Aspetta un secondo, ma questa qua chi è? Inventario. Ci abbiamo roba di livello 7. Però noi siamo di livello 10, solo che ci vogliono $9,000 qua per... C'è meno roba. E qua non c'è pasta Jack. Produzione. Ok. Vediamo un attimo la mappa. Siti di Londra. Sono solamente due regioni, dai. Quante attività ci sono da fare qua? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 attività. E in più... dobbiamo comprare gli scrigni, assolutamente. Andiamo a comprare gli scrigni. Vediamo che c'è una dalla mappa qua. Perché quello... Ah no. Devo sbagliare a mettere il segnalibro. Eccolo qua. La miglior merda. Vediamo se ce la fa. Madonna, $5,000 costa la... Non c'è niente di tuo gradimento? Grazie. Mi serviva una mappa, solo che $5,000 non ce ne ho. Andiamo a fare la prima missione, va. Dobbiamo vedere pure quanto ci sta negli scrigni. Però, tra le altre cose, ma possibile che ci sia anche uno scrigno? Incredibile. Non ho sentito il rumore nemmeno di uno screen. Eccolo, aspetta. No. Ci andiamo, eh? Non ci abbiamo nemmeno più il covo sul treno, probabilmente. Questo ci porta una... Che sono tutti questi poliziotti? Che ne dici se vengo lì e ti do una bella lezione? E come mai? Idiota colossale! Sto per premere il grilletto. Forza! Fatela fuori! Ma perché? No, ragazzi, qua c'è qualcosa che non va. Perché i poliziotti ce l'hanno con noi? Questi salgono pure sopra i tetti. No. Dobbiamo andare a fare un salto della fede. Vai, vai, Ivi, vai. A memoria. Ok. Ma come ci hanno visto? Siamo saltati là sopra, recuperiamo sto coso, eh. Andiamo a fare il giro. Ragazzi, non ho sentito... Davvero non ho sentito nemmeno uno scrigno. Mm.
possibile in un'area così grande non ci sia manco uno scrigno? Allora, è possibile che ci dobbiamo intrufolare attraverso quei passaggi, dai. Però no, manco a dire... Oh, quelli sono spaventati. E come ci facciamo arrivare da quello se questi qui si incazzano, se entro? Si incazzano? Forse non si incazzano. Forse perché abbiamo ucciso il soggetto e si sono incazzati. No, dobbiamo andare da dietro. Messo. Credo di un mostro. Le sventurate. Ivy inizia la sua indagine nell'alloggio di Jacob, nella speranza che suo fratello abbia lasciato un indizio per trovare Jack lo squartatore. Ispettore, dall'inchiesta risulta che Miss Nichols aveva dato spettacolo con la sua ubriachezza quella notte. Pensi che Jacob le avesse ordinato di farlo? Un'esca, intendi? Non so più cosa pensare, Miss Fry. Jacob alloggiava qui vicino, nel cuore di questo letamaio. Sta attenta. Io non ti deluderò. Bello questo studio. Le finestre sono chiuse, naturalmente, anche qua. Vabbè. Raggiungi l'alloggio di Jacob. E mo andiamo subito. Il ragazzino qua non ci dà niente, lascia uno screen, andiamo a vedere quanti soldi ci stanno, eh. Dammi $2000. Comunque $800 sono un sacco. Sono praticamente 7 screen, ci rifacciamo, ci riprendiamo la mappa. Adesso vengo lì e ti spiego. Ti devo dare una lezione che ti spezzi il collo. Non vedevo l'ora di fare un po' di moto. No! Non metterà a bacca poco. No! Ivi, ma siamo debolissimi, ma adesso. Mi divertirò. Posso colpirlo? No. Sta abbassando la guardia. Vediamo come sono arrivato. Chiaro come una mela. Non attaccatela uno alla volta. Siamo debolissimi, ragazzi. Siamo proprio inguaiati. Il problema è che, allora, se mi scoccio di depredarli, però ci servono proprio un minimo sindacale di risorse che dobbiamo fare. Dobbiamo assassinare un po' di gente man mano che andiamo avanti. Così. Facciamo un po' di soldi. Siamo i migliori della... Questo qua. Abbiamo $1500. Ce ne servono un sacco di più. Come punti di accesso? Indaga sulla scomparsa di Jacob. Queste sono le lame di Jack lo squartatore. Come quelle che ho imparato a usare dai fratelli indiani.
Però guarda là, Jacob e Ivy hanno imparato a usare armi simili in India. E che dice raccogli? Ah, ma pure Ivy può usare le bombe del terrore. Un contenitore rotto, qui hanno lottato. Pure lì hanno lottato. Hanno buttato uno specchio per terra. Una lettera. Ottimo lavoro la notte scorsa. La signora non ha avuto il tempo di strillare. Non mi prenderanno. Quanto mi piace, ricomincerò subito. Presto sentirete parlare di me e dei miei giochetti. Avevo tenuto da parte del sangue della signora in una bottiglia di birra per scrivere questa lettera, ma è diventato denso come colla e non posso usarlo. L'inchiostro rosso andrà bene. Ah. I giornali hanno stampato la lettera 3 giorni prima che Miss Stride e Miss Eddowes fossero uccise. Era firmata Jack lo Squartatore. Mm-hmm. Quanto sangue. Spero non sia il tuo fratello. Il pavimento è coperto di macchie di sangue. Qui hanno lottato. Hanno lottato più o meno in tutta la casa. Ma qua. Aspetta. Adesso sono uscite anche. Deve esserci qualcos'altro qui. Il sangue è sputato. Altri segni. Cos'è che non vedo? Questo coso qua dietro? L'ultima volta che io, Henry e Jacob eravamo insieme è stato in India. 15 anni fa. Quando una fotografia. Eravamo davanti al tempio di Kali. E questo è uno dei ragazzi che Jacob ha fatto addestrare con la confraternita. Come lo chiamavano? Il piccolo Jack. Inquieto e spavaldo. Proprio come mio fratello. Ah, quindi una fotografia dei fratelli Fry con Harry Green, insieme a un giovane iniziato di nome Jack, che 15 anni prima era stato portato da Jacob ad addestrarsi con gli assassini indiani. Quindi può darsi che non è Jacob. Altri segni? Cos'è che non vedo? Se riusciamo a girare il mouse possiamo pure vedere che cos'è che non vediamo. Questo non ci fa girare la tele... Ah, eccolo là. Oh, questo non l'abbiamo visto qua sopra. Evidentemente gli indizi te li fa vedere mano a mano. Te l'ho regalata quando sei venuto in India. C'è qualcosa dentro, Ivy? C'è una donna che potrebbe aiutarci. Sventuratamente. Ti ricorderà la nostra vicina da piccoli. Sventuratamente? Che cosa vuoi dirmi, Jacob? Amavamo Nelly. Che si riferisca a una donna sventurata. Che Nelly si trovi al bordello vicino all'alloggio di Jacob. Inizierò da lì. Mm-hmm. Ok, andiamo a prendere pure quel manifesto. Ah. Mi sembra che nel gioco principale... Bene, occhi aperti, gente. Ivy scoprì le armi del terrore quando seguì Henry Green in India nel 1868. Una volta Jacob andò a trovarla insieme ad alcuni nuovi iniziati. Jack lo Squartatore e Ivy usano per lo più le stesse armi del terrore, ma le armi di Ivy sono non letali. I nemici calmi diventano ansiosi quando sono colpiti dalle armi. Usano una seconda arma per spaventarli. Questa bomba seminerà il panico fra loro. Vediamo. Ora la guarda, l'ha proprio fermato. E mi conduca allo Squartatore. Se l'ex allievo di Jacob è lo Squartatore,
Vuol dire che è uno di noi. Lo devo fermare. Oh, ragazzi, però la storia potrebbe averla sviluppata bene. Non le solite cagate di DLC che hanno fatto, tranne Odyssey. Perché anche la storia di Black Flag, del DLC, non era tanto bella, di adeguale. Sì. Vediamo. Ups. Poi Londra è bella, guarda qua, è fatta proprio bene. Indaga su Nelly, solo che qua c'hanno tutta questa gente, aspetta. No, ho sbagliato, R. Allora, adesso se facciamo un esperimento scientifico, eh. Là ci sono 4 soggetti più 2. Questo è un sacco di gente. Però, per esempio, qui 2 stanno da quell'altra parte, no? Teoricamente, se ci mettiamo così, perché facciamo il colpo brutale, vedete, sono tutti quanti spaventati. E poi ogni volta che ne uccidiamo una... Mamma no, questa cosa del colpo brutale è bellissima. Ma non è possibile che abbiamo ottenuto un altro punto abilità, ma forse uno solo. Dobbiamo andare a prendere quell'altro scrigno. Ma però siamo un poco troppo brutali, Ivy. Ma no, 4,66. Abbiamo abilità, ma... Ok, non li riusciamo a prendere. Questo sarà Nelly? Non penso. Hai visto Nelly oggi? Che cosa vuoi tu da Nelly? Chi sei? Se sei un'amica, allora potrebbe essere già troppo tardi. Dov'è ora? Sta andando da Lady O. In compagnia dei bruti pagati per tenerci in riga. Sbrigati se vuoi raggiungerla. Ora fai la brava, Nelly. Lady O ti sta aspettando. Non ci vado. Lasciatemi. Devo indaga su Nelly. Che le accada qualcosa. Prendiamoci questa carrozza. No, questa carrozza è diversa da quelle che stavano nel gioco, mi sembra. O forse no. No, è uguale, uguale. Tutti i colori sono diversi. Dove sono andati? Nelly è in grave pericolo. Ecco la carrozza. Nelly deve essere dentro l'edificio. Trovane, spaventa 3 nemici. Nelly è qui da qualche parte. Di certo è ben sorvegliata e in grave pericolo. Allora, adesso facciamo una cosa, ragazzi. No. Adesso vi faccio vedere come si fa. Spaventa 3 nemici. Nessuno ci ha ancora visto, vedi? Quindi se per esempio andiamo qua sopra e facciamo così... Poi facciamo un sacco di colpi brutali. Ne abbiamo spaventato uno solo. Lo spaventiamo pure gli altri. Fermate quella donna! Per l'amor di Dio!
Fuori! No! Mamma mia, mi sento proprio malefico però, Aspetta, proviamo ancora un'altra strategia. Andiamo da questi qua, sono tre, no? Quindi... Andiamo. Scusa, mamma. Ehi, ma chi è quello? Tipo questi qua. Però se uno non ci riesce, poi forse conviene che se ne va. Ok. Usex. Ok, possiamo reclutare anche le prostitute. Okay, 300, ma va. Andiamo a prendere quel tesoro. Che significa interrompere il discorso comporta desincronizzazione? Vittime innocenti dei nostri tempi incerti presto avranno un tetto sopra la testa, un falò acceso, tre pasti al giorno e soprattutto l'amore e il sostegno necessario per ritrovare il loro posto nella società. Ragazzi, secondo me ci desincronizziamo adesso. Di coloro che ci sostengono. Però dobbiamo provare un secondo. Di risollevarsi e di rialzarsi in piedi, a prescindere dai peccati ed errori che hanno commesso in passato. A patto che si pentano e riconoscano di avere sbagliato. Presso di noi devo troveremo... proprio spaccarti la testa. Questa è la nostra opera. L'opera di... Li dobbiamo andare a assassinare in qualche modo. Allora. Di certo è ben sorvegliata e in grave pericolo. Ok, e questa parte qua è semplice perché spaventare tre è molto semplice. Ma il problema è una volta localizzata Nelly, come ci facciamo a parlare? Perché questi qua... ci vedono. E così sono lieta di annunciare a tutti voi che ben presto potremo accogliere altre sventurate presso di noi. Queste povere disperate, vittime... Non puoi mimetizzarsi tra la folla. Avranno un tetto sopra la testa, un falò acceso, tre pasti al giorno e soprattutto l'amore e il sostegno necessario per ritrovare il loro posto nella società. Forse ci dobbiamo semplicemente avvicinare. Non aver paura, la sorella di Jacob. Non possiamo parlare qui, ti prego, mi ucciderà. Chi? Lady Owers. Jacob ha detto che devi ucciderla per trovarlo. Sorridete e siate gentili.
O dirò allo squartatore dove dormite, mie care. Brava! Miss Fry. Prendete Nelly e fate in modo che quella donna non ci segua. Ma dov'è andata? Deve essere la carrozza che cerco. Muoviti, dai! Più veloce! La dobbiamo rubare. Forza! Diavolo, non devo perdere. Ora basta! Lady Hours. Nelly, mi dispiace. Mi ha usato come esca ed è scappata a Hours Manor. Lei sperava che io ti uccidessi. Sapeva che saresti venuta. Lady Hours è la spia dello squartatore a Londra. La ucciderò così Jack dovrà uscire allo scoperto. Ehi! Hey! Mi prenderò cura di te, Nelly, lo giuro. Lady Hours mi sta aspettando. E non voglio certo deluderla. Oh, certo che Ivy è invecchiata male, eh? Perfetto. I luogotenenti Jack lo Squartatore e Lady Owens terrorizzano le prostitute di Londra. Libera Nelly e le altre prostitute dal terrore dello Squartatore. Le attività attacco al bordello, donne perdute e umiliazioni sono ora disponibili. La morsa di Jack sulle prostitute di Londra deve terminare. È sbloccata nuova abilità. Ah, tre abilità. Ok, vediamo un attimo. Ah, questo qua mi sembra proprio buono. E anche questo qua, però ci abbiamo... dobbiamo... conferma. Durando colpi brutali completi aumenti la tua salute. Ma dai. Abbiamo inventario, che ci dice? Invece colori, abbiamo preso qualche colore diverso, però il colore non ci dà niente. Piuttosto ci servirebbero... scusa un secondo, ma... com'è possibile che... non ci abbiamo niente? Però guardate, questo è, scopri questo oggetto in uno degli scrigni segreti di Londra. Pure questo. Dobbiamo assolutamente fare $5,000 e comprare le mappe degli scrigni, dai. Allora, quindi questo qua che cos'è? Questo è caccia, caccia ricercato, no. Umiliazione, ci dà un sacco di soldi e 300 XP. Andiamo a vedere. Questa qua poi tra l'altro non è, è anche una... un'attività che non abbiamo mai fatto. Rubiamoci la carrozza. Ivy? Ma poi il super vestito che c'avevamo, Ivy, che infine l'hai fatto fare? E poi è brutto che non c'è più il nostro super treno. Non c'abbiamo il covo. Vediamo. Scusa, che attività è questa?
In quest'epoca puritana e perbenista le prostitute sono viste come peccatrici. La società preferisce ignorarle, con l'eccezione degli uomini che si approfittano di loro. Non sono pochi i clienti che si divertono a maltrattare queste donne disperate nei vicoli di Whitechapel, impartisci loro una lezione che non dimenticheranno facilmente. Ok, proviamo. Impedisce al cliente di essere violento usando solo metodi non letali. Fatto questo, parte il cliente violento in anelli. Svergogno mio pubblicamente il cliente attraversando la folla mentre torni in anelli. No, ma aspetta, dobbiamo andare su questo qua giallo, credo. Hai fatto male! Basta! Smettila subito! Non dovrebbe essere! What could be happening? Torna qui! È bello che morto! Fatemi vedere chi siete! Oh! Zampe di dosso! Toglimi quelle zampe di dosso! Non toccarmi, demonio! Lasciami, ti supplico! Toglimi quelle zampe! Ok. Chi mi avete preso? Ho solo invitato una sventurata per un tè! Vediamo come i londinesi ci giudicheranno. Andiamo tra la folla. Umiliatelo. Lascia in pace le donne, bastardo! Oh, dobbiamo. Dobbiamo ricordare che lo dobbiamo trattenere. Tieni la bocca chiusa. Merda, aiuto! Ma come ci arriviamo là dietro? Se gridi ti taglio la lingua. Well, I hope the trouble doesn't spread. Calma e non ti farò male. Va bene, lasciami andare. Umiliatelo. Facciamoci un giro. Ma scusa, Manelli dove sta? Bel lavoro, miss. There was trouble. I could feel it coming. What are you gonna do about it? Non agitarti. Qua ci sono altri umiliatori. Sì, scappa pure. Oh, dannazione. Inizia a stancarti. Lasciami, ti supplico. Toglimi quelle zampe di dosso. Lasciami, ti supplico. Mamma mia, però. Non voglio farti male. Cammina. Capisci? Tornatene da dove sei venuto, bastardo. Ma scusa, mancia. Risolviamola con le buone. Ti supplico. Toccarmi, demonio. Vuoi fare me? Mamma mia, però, Toglimi quelle zampe di dosso. Non toccarmi, demonio. Toglimi quelle zampe di dosso. Lasciami, ti supplico. Toccarmi, demonio. Lasciami, ti supplico. Toccarmi, demonio. Ti supplico. Toglimi quelle zampe. Ok, attendiamo a questo. Cosa pazzie. Ma perché se ne scappa? E poi questo qua perché viene sempre appresso? Andiamo da qua dietro. Ok, l'abbiamo umiliato. Mo dobbiamo andare da Nelly, trattieni. Cammina. What's that over there? Ti sistemo per la testa. E ora che cosa faccio? Cerchiamo di non ucciderlo, però.
Vedi, scappa da solo. Perché ci sta questa prostituta che si mette sempre in mezzo. E dà fastidio. Babbo, adesso portiamolo da Nelly. A sinistra ci sta pure a destra, là. Andiamo, andiamo, andiamo. Là ce ne stanno altri due. Ce ne stanno un sacco qua. Lasciami, ti supplico. No, non pensarci nemmeno. La vedo, posso spararle. No, 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 non dobbiamo andare a atterrare a quello. No! Mamma, siamo senza medicine. Rapisci. Adesso io e te facciamo una passeggiata. Eravamo quasi arrivati. Risolviamola con le buone. Ok. Mamma mia, che parto. Ehi, che razza di uomo si diverte a picchiare una donna indifesa? Oddio, vi prego, lasciatemi. Non ditelo a mia moglie. Così ora ti penti, eh? Non mettere mai più le mani addosso a una di noi ragazze. Ora sappiamo chi sei. Ah, so anche il livello di realtà di Nelly. Ok, adesso possiamo andare a fare uno rifornimento di tutto. Ah, ci dà anche i punti di osservazione a gratis. Questa è un'attività nuova. Quest'altra umiliazione non la facciamo. $5,000. Andiamo qua, prendiamo la mappa e i $5,000. Sì, sì. Ma per forza così dobbiamo fare, ci serve la mappa. Quanto è lontano quello? Andiamo da qua. I tizi ci fanno male però, eh? Pure perché loro sono di livello 11, noi abbiamo le armi di livello 2. Un tipo, mi sembra, o 7 o 8. Ma il problema più grosso è che dovevamo scortare il tizio là e quindi aiuto per sopravvivere. Ci siamo noi. Non potevamo usare niente altro. Allora, riempi tutto, $1,000. Guida turisti. No, no, scrigni più importante. Poi dopo prendiamo anche la guida turistica. Che cliente eccezionale. Sei contento, eh? Allora, per esempio, questo qui alla stazione dopo lo dobbiamo andare a prendere sicuramente. C'è un solo scrigno qua e due scrigni qua. Poi in tutto quest'altro posto non ci possiamo andare. Ok, proviamo ad andare a fare questo bordello di Bucks Row. Vediamo che cosa dobbiamo fare. Quelle poverette non sono più libere. Libera le prostitute. Quelli là, quel simbolo probabilmente significa che non possono essere spaventati. Ehi, c'è un intruso qui! Vattene, ucciderò quelle puttane! Ma chi è?
Ma nessuno ci ha visto. Una cosa... aspetta, aspetta, questo qua lo possiamo uccidere. Qua dobbiamo fare una strage, ragazzi. No, aspetta, solamente quello là non si può spaventare. Però gli altri si possono spaventare. Tipo questi due. Vedete quella donna? Cazzo! Mostrami che sai fare! Vediamo un secondo. Vabbè, che non dobbiamo lasciare che muoiano. Vabbè, comunque forse muoiono, non fa niente, non è la fine del mondo, eh. Questo qua. Quello là dovrebbe spaventare. Perfetto. Come mai non si è spaventato? Quello là non... Oh Gesù! Stai cercando... Oh, perché questo qua sta sparando? Cosa qua liberiamo pure questa? Lasciami schiarmi del mare. Strega! Io ti denuncio. Se provi a farmi del male, io ti denuncio. Questo qua non si può spaventare. Strega! Io ti denuncio. Non uccidermi. Non volevo farlo. Intruso! Guardate, è laggiù! Non osare avvicinarti! Vattene, ucciderò quelle puttane! Quale devo salvare? Stai cercando? È così? Allora, liberiamo a questo. Non uccidermi, non volevo farlo. Strega, io ti denuncio. Liberiamo questo. Quello là è terrorizzato. Non scende giù. Non scende giù. Non sa manco lui che deve fare. Dobbiamo difendere quella, vai, 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 vai! Vi prego, non fatemi del male, no, vi imploro! Non fatemi del male, mister! No! Vi prego, non fatemi del male, mister! Vi imploro! Non fatemi del male! Vi prego, non fatemi del male, mister! Ok, altre due ne dobbiamo liberare. Una sta là, un'altra sta là. Come facciamo a salire sopra però adesso? Da qua. Ok, questo si gira. E andiamo da dietro. Che
tutti quello là si spaventa e se ne va. Mamma mia, queste però come sono paurose. Vai, bella. Ultima. Ma questa qua già l'avevamo liberata. Ivy Fry! Hai firmato la tua condanna a morte! Fatti sotto! Vi prego. Uccidi il capo. Lancia bomba. Non c'è una persona in questo quartiere che ci avrebbe difese come hai fatto tu, Miss Ivy. Grazie. Questo attacco al bordello è un po' un casino, però, eh. Progetto borsa da punte grandi. Guarda come si vestivano, poverine. Ok. Andiamo un'altra volta da questo e compriamo. Dove sta? Eccolo qua. Perché non riempi tutto? Mappa del tesoro. Questo serve solamente, non serve a niente questo, però 5.000 dollari. Torna pure ogni volta che vuoi. Vabbè. Allora, il problema è che le attività danno i soldi in questo. Guarda qui, questa missione non dà niente. Andiamo a prendere sto coso. Vediamo che ci dà. Strano che però, secondo me Jacob non è morto però. Sono ragionevolmente certo. Vediamo se troviamo una carrozza. Oh, la carrozza più scrausa. Ah no, questa è quella buona, questa è quella buona. Andiamo, bellezza! Più veloce! Forza! Ma su, qua se andavamo a sinistra no, eh? Poliziotti. Muoviti! Dai! Questo siamo 1888 circa. Quindi più o meno siamo all'epoca nostra, quasi. Ma come marrone indiano? Ma dai, è lo scrigno più scroso che esiste. Tra l'altro l'Orient Express. Questo è il nostro treno? Non credo. Non è il nostro treno. L'Orient Express è il treno che andava fino in India. Della migliore qualità. Guarda di persona.
Evie Bracca, Lady Owers, nella sua residenza a nord-ovest di Londra, in alto a sinistra. Se Lady Owens è davvero gli occhi e le orecchie di Jack lo squartatore in città, assassinandola costringerà il mostro uscire allo scoperto. Cioè, hanno i guanti di assassino che sono buoni e più $1,000. Adesso che ci dà un'altra volta il controllo, dobbiamo vedere quanta. Questa sarà una sola sequenza, dobbiamo vedere quanti ricordi ci sono. Perché vediamo se è corta. Facciamo solamente un'attività secondaria di tipo. Ho fatto addirittura una mappa nuova per questo DLC. Ma dai. O forse no, no, è nuova perché la neve è in tutto Syndicate, non ci sta. Pure sta casa mi sa di nuovo. O vediamo sulla mappa. Vattene. Sta facendo tutto lei. Per l'amor di Dio! Ti tremano le ginocchia, vero? Basta frignare! Perché stai tremando? I bruti sono immuni al terrore. Questi calmano gli alleati spaventati. Ah, pure! Prendi di mira prima i bruti. Ok. Però quelli non muoiono, vedete? Si spaventano solamente. E mo sta arrivando un altro bruto. Adesso c'è un altro bruto che mo li calma. Dove sta? Eccolo. Mo assassiniamo pure a questo. Mamma mia. Vieni qua tu. Dobbiamo spawnare. Vedete, questa qui è una mappa che hanno fatto apposta. La villa di questa qui, di Lady Owers. Vediamo anche registro progressi. Indicatore dei progressi. Il credito di mostro, eccolo qua. Così qui ci aiuta su Aberline, Nelly. Aberline, Nelly e Nelly. Quindi queste altre tre sono di un altro. Mo che andiamo avanti. Sicuramente troviamo un altro alleato. E perché ci sta manicomio di Lambert? Spaventa 6 nemici. Bella questa parte. Seppellisciela in giardino, dice. E anche fossi un cane con un osso. Non mi piace per nulla. Se il prossimo fossi io. Sta arrivando Miss Fry. Allertate tutti, ma siate discreti al riguardo. Gestiamo ancora un'attività. Bevete il mio vino con labbra di miele. E io vi racconterò la storia di un amore non corrisposto dall'Oriente. Tu, torna subito dai nostri ospiti. Se Miss Fry non dovesse tagliarci la gola, sarà lo squadro. Maggiordomo, opportunità di furtività. Dobbiamo prendere questo Thomas Owers. Sappiamo che aspetto a questa Miss Fry. Uccidete ogni donna che gira attorno alla mia con un arma. Se poi è una delle ragazze. Per l'amor di Dio! Venite qua, venite qua.
Dove sono andati questi altri che sono spaventati? Vedete quella donna? Non dovrebbe essere qui! Guardate, è laggiù! No! Sì! Venite qua! Dove sta la campana d'allarme? Eccola qua. La sabotiamo. Andiamo a uccidere pure a quell'altro. Ok. 1000 dollari. 46. Mazzo, questa è proprio una località che ci sono 6 scrigni. Ma scusa, poi come ci facciamo a tornare qua? E ce ne sta pure uno giallo. E lo dobbiamo prendere. Però credo che poi ci possiamo ritornare qui in qualche modo. Comunque. Andiamo a sabotare quell'allarme. Vediamo un secondo. Là ci sta un sacco di gente. Senza che ci andiamo, però voglio prendere. Sabotiamo questo allarme. Andiamo a uccidere quel bruto. E prendiamo anche gli altri due scrigni. Eccola! Mica ci ha sentito il bruto. Ok. Spia la conversazione con il maggiordomo. Però noi quale avevamo detto che volevamo fare? Mi sono dimenticato io. Non dovrebbe essere qui. Vediamo come sono le tue budella. Che cosa stai aspettando? Dietro. Bello. Perché qua mi dà un punto di accesso? Cioè, a parte questo forziere qua. E questo forziere qua. Comunque dobbiamo andare a prendere quel coso. Allora, vediamo un attimo G. Il maggiordomo personale di Dio conosce tutti i passaggi segreti della residenza. Spia e pedina il maggiordomo. Questo non lo vorrei fare, però. Soprattutto la parte di pedina. Cerchiamo di uccidere sto bruto. Mentre quello là lo vorrei fare. E poi un'altra cosa che dobbiamo fare assolutamente è dobbiamo prendere. Andiamo a uccidere a quello, eh. Dobbiamo assolutamente prendere lo scrigno giallo. Andiamo a fare quel bruto. Non posso. Va bello. Va bene.
Rapisci Thomas Owers. E come lo facciamo a rapire Thomas Owers? Andiamo a uccidere a quello. Quanti ce ne stanno? Ok, però per rapire a quello dobbiamo fare fuori a tutta sta gente. Ci sono un sacco di gente. Incominciamo dai tre che stanno da quell'altra parte. Anzi no, se prendiamo quel bruto. Ce lo fa assassinare. Solo 4 medicine ancora. Però io pensavo che uccidendo il bruto questi qua morivano. E invece non sono morti. Mo' là ci sta un altro bruto. E poi basta. Guardate questi come sono vestiti. Just let me go. I'll never trouble you again, I swear it. Dobbiamo andare a fare scusami, qua sopra ci stava il tizio, eccolo là. Però come ci facciamo a salire sopra? E qua ci sta solamente quel brutto dall'altra parte. No, sta pure quell'altro là. Non so come abbiamo fatto a non vedere questo. Comunque andiamo avanti. Mamma, quanti ce ne stanno qua. Ma come il bersaglio sta fuggendo? A terra, a terra. Capisci? È un po' forte, sino per me. Non credo di conoscerti, mia cara. Chiamami Atropo. Ah, la più vecchia delle tre Moire intrigate. E dove mi state portando? Risolviamola con le buone. Ma dico, è un po' forte. Sino per me. Non credo di conoscerlo. No. Un alleato in meno per. Calma e non ti farò male. Scusami, ma come ci faccio? Cioè, questo che non capisco. Adesso abbiamo questo, no? Tieni il prigioniero. Tieni la bocca chiusa. Come facciamo a salire sopra? Facciamo una passeggiata. No.
No, ragazzi, è una scemenza. Non dobbiamo. Non lo facciamo quella cosa là. Però là, qua sopra. Come facciamo a raggiungere le stanze? Perché qua dobbiamo andare ancora un altro piano più sopra. Ah, vedi, là ci raggiungi. Non voglio farti male. Farò quello che vuoi tu. Raggiungi. Così fa male, cara. Un pochino stretto. Niente pazzie. Allora, questi qua non devono entrare nel cerchio bianco. Facciamoci un giro. Bisogna sistemare la faccenda. Al diavolo. Saltare le ossa! Mi divertirò! Ma andiamo a riprendere un'altra volta. Lo scrigno dove sta? Sta là dentro. Andiamo a riprendere il tizio. O sta qua? Ivy? Grazie, si è bloccata Ivy. Meno male. Scendi, scendi, scendi. Come lo faccio andare a prendere mo' a quello? Da sopra. Ah, se n'è andato direttamente dentro la stanza. Mi sa che o se n'è andato comunque non lo possiamo prendere più. Dovrei ringraziarvi, Miss Fry. Mi avete salvato da un'orribile morte per mano dello squartatore. Che avete fatto a questi uomini? Lo squartatore li sta già intrattenendo. Il signor Weaversbrook si unirà a loro molto presto. Spero che Jack non vi abbia trovato, Weaversbrook. Penso che adesso ci dirà fuggi dall'aria. Fuggi senza farti individuare. Ah, vedi? Ok. Teoricamente non ci dovrebbe essere... Ivy. Ah, prendiamolo. Credo che davanti cioè, sono uscite di nuovo le guardie.
Questo per uscire bisogna andare tipo da qua. E poi ci sta quella guardia là fuori. Ci sta pure quell'altra guardia. No, 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 non ci vedere. Andiamo. Giusto, giusto. Non essere avaro, amico. Ma mi prendi in giro. È la terza sigaretta oggi. Ehi, tu! Ferma! Torna qui, ladra! Diavolo. Dillo a Lady O. Fallo tu, ci tengo al lavoro. Sono sicuro che ci possiamo tornare qua dentro. Ma come fuggi senza farti individuare? Vabbè. Oh, eccolo là, Jack, vedete? Non ci avevi individuato nessuno. Vediamo un attimo, scusa, se adesso uno volesse tornare da dove siamo arrivati, è possibile che non si può fare? Non si può fare. Vediamo come siamo messi. Ci abbiamo livello 10, inventario, dobbiamo avere un sacco di roba. Tipo questo, così facciamo. Dove c'è? Arthur Waversbrook, questo qui è il terzo che ancora dobbiamo prendere. Però 900, ragazzi, io lo potenzierei. 900 è pochissimo. Poi, guanti da assassino, abbiamo preso questo. E potenziamo pure questo. Mentre armi da fuoco non possiamo prendere niente. E invece i potenziamenti di produzione, potenziamenti. Voglio attrezzatura. Questo. Oggetti consumabili. Questo costa 10 più. E ce ne abbiamo questi, perché non ce li fa? Ah, perché sono già al massimo. Questo qua non ce la facciamo perché ci mancano le pelli. Ok, perfetto. Però siamo diventati più forti. Voglio prendere questo, eh. Oggi non ti conviene darmi fastidio. Qui c'è un problema. Ah, pelle 42, vedi? Questi qui che cosa dobbiamo fare? Fuga lente in carrozza ci dà $4,000. Club di pugilato. Andiamo a fare club di pugilato. Ah, questo qua. Non so, non penso che è lo stesso club di pugilato del gioco normale. Perché questo qua lo dobbiamo chiudere, il club di pugilato. Ah,
Lo scrigno sta giù. Non andiamo a prendere. Vediamo come lo facciamo a chiudere questo club di pugilato. Ivi, dobbiamo fare un salto facile. I miei agenti e io ti siamo grati per questo. E che dobbiamo fare? Dobbiamo spaventare 15 nemici. Un'ottima occasione. Scusami, è come... No, aspetta, aspetta, non ci capisco. Come facciamo a spaventare i nemici? A meno di non utilizzare... È impossibile spaventare tutti questi nemici. No, però questi ce li ridà ogni volta, non finiscono. I brutti non si possono spaventare, ragazzi, infatti questi sono tutti brutti. Non ce l'abbiamo fatta a fare. Abbiamo finito qui. Uccidi il capo. E chi è il capo? Questo qua. Uno scontro all'ultimo sangue? Fatti sotto, tesoro. Vediamo chi ne esce vivo. Chi è con me? Oh, ci siamo. No. Grazie per aver tolto un pericoloso criminale dalle strade, Miss Fry. È un po' strana la cosa, però la cosa importante è che abbiamo fatto un sacco di soldi. E se aumentiamo il livello di realtà di Frederick Eberlein, un punto abilità, sblocchiamo un'altra arma e lo dobbiamo fare, lo dobbiamo fare. Ok, compriamo, riempiamo tutto, riempi tutto. E ci abbiamo pure un sacco di soldi. Che altra... Proviamo a fare questa. Andiamo qua. Prendiamo il manifesto. Comunque non penso, non credo di finire tutte le attività secondarie, ragazzi. Ne facciamo più o meno una ciascuno. Andiamo là. E poi vediamo. Anche perché non sono tanto belle queste attività.
Questo del pugilato non è bella, quella di rapire. L'idea è bella, però una volta che l'abbiamo fatto una volta. Quello se ne scappa sempre, è scocciante. Ok, vediamo carrozza, anche se danno un sacco di soldi, un sacco di esperienza. Rosio, che abilità possiamo prendere? Ci sono 6 punti di esperienza, ragazzi. Secondo me è meglio prendere questi qua da 2. Questi costano tutti quanti 6, quindi prendiamo tutto questo, quell'altro là prima. Ok, vediamo questo carrozza della legge che dice. Dopo aver firmato un bizzarro articolo di giornale nel quale sosteneva che dietro ai delitti dello squartatore c'è la magia nera, Robert Donson Stevenson è scomparso. Devi trovarlo e consegnandolo perché si è interrogato, soprattutto tenendo conto che si è fatto ricoverare al London Hospital appena prima che iniziassero i delitti, ma poteva entrare e uscire quando voleva. I londinesi hanno saputo che c'è un sospetto per i delitti dello squartatore e alcuni di loro hanno deciso di farsi giustizia da solo. Devi consegnare il sospetto all'ispettore a Berline senza farti individuare. Non muoverti troppo velocemente, evita urti e tieni a distanza da folla nemici per non farti individuare. Madonna ragazzi. I vicini mi inficcherebbero se pensassero che c'entro con lo squartatore. Non lasciatemi in mano loro, sono innocente! Piano ora. Come andiamo troppo veloce? Oddio! Forza, muoviti! Il fatto che distruggiamo i lampioni non fa niente, però se andiamo veloce si incazza. Oddio, sfregatemi! Presto, presto, presto! Quelli mi ficcheranno! Tu stati zitto, che sennò ti sento. Non lasciatemi a loro, pietà! Ora vengo lì, giuro che te ne farò pentire amaramente. No, non venite, non venite. Niente, non vi preoccupate. Siamo usciti pure dalla zona rossa. Cos'è stato? Ma non posso andare nemmeno. Nemmeno se tengo premuto avanti. Si incazza il gioco. Non è che non posso frustare i cavalli, non posso fare proprio niente, devo andare piano piano. Ehi ehi! Ehi piano! Non è come pensate! Andiamo! Quelli mi piccheranno! La carrozza sta leggendo il danno, ma siamo in una zona vietata pure. Che cosa succede? Ma come attenzione a come guidi? Oddio! Consegna. Con calma. Bravissima. Mi sprai, il tuo aiuto oggi è stato molto prezioso. Grazie. Sono innocente. Non c'entro, lo giuro. Grazie, miss. Ok, livello tirapugno imbottito. Questo è ancora più forte.
E ci hai ricercati. Ma veramente vogliamo fare cacce ricercati? Non lo voglio fare, cacce ricercati. Devo fare la quest, lettere di intenti. Ah no, però aspetta un secondo, adesso abbiamo l'arma migliore, no? Questo è livello 9. Equipaggia. Questo ci vuole il livello in realtà 3 con uno che ancora non conosciamo, quindi potenziamo questa. Mm-hmm. Guanti d'assassino. Nelly progredisce sulla storia. Qua ci potremmo arrivare. Ok, però non è che ci interessa tanto questo. Andiamo avanti nella storia. Ma che dobbiamo andare un'altra volta da questo? Mm-hmm. Ragazzi, spostatevi. Evi cerca l'uomo della fotografia. Aspetta un secondo. Registro progressi. Indicatore dei progressi. Ah. Abbiamo fatto bene. Ragazzi, facciamo, credo, 2 puntate. Perché no, se no non ce la facciamo in una sola puntata a finire. Ci vogliono circa, secondo me, 3 ore e mezza di gioco. Pure non facendo tutte le attività secondarie. Omicidio a Owers Manor. La gente continua a morire sotto i miei occhi. Non posso proteggere gli assassini per sempre. I testimoni descrivono una donna uguale a te. Ti dovrei arrestare. Weaversbrook, l'uomo della fotografia, possiede questo giornale. Miss Fry! Prenderò lo squartatore, ma dobbiamo trovare Weaversbrook prima che lo faccia lui. Di qua. Non devono vederti. Credo che Weaversbrook abiti vicino a St. Paul. Ora vai. Non ci capisco più, Aberline. Gli agenti di polizia non sono più tuoi alleati. A causa dei sospetti su Ivy per il massacro a Owens Manor, gli agenti di polizia ora proveranno a impedirti di compiere azioni legali. Ivy non puoi uccidere i poliziotti innocenti. Usa le armi del terrore non letali per allontanare la polizia. Weaversbrook è l'unica traccia che ho. E grazie all'ispettore la polizia non mi sta cercando per ora. Devo evitare di provocare o ferire i poliziotti, se voglio averli dalla mia parte. Andiamo a prendere la carrozza, va. Poliziotti. Forse se non volevamo prendere tutti i manifesti, abbiamo sprecato $5,000. Vabbè, è uguale. Mm-hmm. Però sai perché hanno fatto questa cosa dei poliziotti? Forse più avanti c'è una quest con un sacco di poliziotti. Come lo difendo se non so manco dove sta? No, non è qua, dobbiamo andare nel vicolo. Andiamo da sopra. Attenzione agli snipers. Tipo quello là. Vediamo questo. Farà tutto ciò che vuole, ma vi
prego, risparmiate mio figlio. Dovevi solo continuare a stare. Dobbiamo prendere il bruto. Oh, è un pazzo. Ah no, è questo qua dovrebbe. Dove va? No. Questo era quello della fotografia. Cosa volete? Cerco lo squartatore. No! Andate via! Lui vede e sente tutto. Mi chiamo Ivy Fry, posso aiutarvi? Siete la sorella di Jacob Fry? Sì. Che ne è stato di loro? Andate, secchi, morti, pietà. Lo squartatore è mio figlio, lo ucciderà. Troverò vostro figlio e lo salverò. Ma dovete venire con me. Ora. Andremo nel posto in cui mio figlio è stato visto per l'ultima volta. Che sapete dirmi delle lettere? Ho mostrato quella di Jack lo squartatore alla polizia. Delle centinaia che hanno visto, era la sola che sembrava vera. E così l'ho stampato. La polizia era disperata. Lo è ancora. Speravano che qualcuno riconoscesse la grafia. Nessuno l'ha riconosciuta. Poi è arrivata questa. Ti credevi furbo, scommetto, a informare la polizia. Ho capito il tuo gioco. Quindi ti ucciderò e poi manderò le tue orecchie al lobby. Se mi aiuti, fallo e ti ammazzo. Tu, Jack, lo sguardo. Bello, però questo mossa. Finché il signor Fry e mio figlio non mi hanno fermato, nonostante questo, mio figlio era un bravo giornalista. E ora l'ho perso per sé. Avete scoperto qualcosa che possa servirci? So soltanto che sono vivo. E quel mostro ha preso mio figlio. La paura è un'arma potente. Ci rende irrazionali e ci distrugge. Jack ha scritto quelle lettere per spaventarci. Ma noi lo fermeremo. Ci siamo. Uno dei miei reporter è stato picchiato a sangue mentre indagava sulla scomparsa di mio figlio. Proprio laggiù, su quelle tecniche. Restate qui, signore. Porterò buone notizie prima di quanto speriate. Non lasciate che la sentinella dia l'allarme. Che? Miliardo di sniper. Babbo. Il giovane Weaversbrook è a bordo. Beh, padron Jack sarà contento. Chi manca? Un bastardo Tori. La ragazza di Lady O si sta occupando di lui ora. Gradirei molto una bella pollastra. Gli ordini sono di mandare altri ragazzi se le cose si mettono male qui. Mi avvertirà Billy, è al porto. Potrei strappare qualche informazione ai luogotenenti di Jack. Se ne trovassi uno. Allora, quello là sicuramente gli facciamo così. Però là ci sta pure uno sniper. Andiamo qua, forse non ci vedono. Ok. Scusa. Excuse me.
Come facciamo adesso? Allora, là ci sarà una sentinella che assolutamente la dobbiamo uccidere, no? Così non dà l'allarme. Ok. E poi dobbiamo uccidere assolutamente quei due. No, 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 dai! Questo ci desincronizziamo, secondo me. Ah no. Io pensavo che dovevamo interrogare. Pensi di essere speciale, non è vero? Sei a tanto così da metterti nei guai, hai capito? Devo fare una visita urgente a questa nuova prigione. Ma prima troverò il figlio del signor Weaversbrook. Ok. Ma questo... non sto manco andando lontano. Perdita di tempo. Posso colpirlo? Così affrontati. Questa sarà la tua ultima battaglia. Questa probabilmente abbiamo fatto una cosa buona. Perché abbiamo eliminato un sacco di possibili nemici che ci potrebbero dare fastidio dopo nella quest. Libera il figlio. Questi qua si possono spaventare tutti quanti, quindi teoricamente se... Questi dovrebbero andare tutti quanti. Vieni, dai un'occhiata. Li potremmo anche andare a uccidere. Questi qua se li assassiniamo. Vabbè, ciao, prima facciamo. Vieni qua, bello. Molte grazie, Miss... Fry, mi manda vostro padre. E vi ricompenserà riccamente per il vostro coraggio. Siete voi che meritate un premio. Sapete qualcosa che mi aiuti a fermare lo squartatore? I rapitori lo chiamavano... Padron Jack. Li ho sentiti parlare delle navi di Deptford, dove si trovano gli altri ostaggi. Grazie. A presto, signor Witherspoon. Ora assomigliamo un po' a Jacob. Lo squartatore controlla ancora i giornali di Londra. Aiuta il signor Weaversbrook a convincere gli altri editori a resistere al terrore dello squartatore. Le attività luogotenenti di Jack, le lettere di Jack e furto di carichi sono ora disponibili. Quindi questo è il terzo soggetto che bisogna fare
i punti di reputazione. Compriamo sicuramente questo, sperando aumentiamo la salute. Qui non c'è qualcosa che dice che... No, quello forse... Che per i nemici che ti incontrano per le strade non ti attaccano. Oh, qua c'è sta questo scrigno bloccato. Andiamo a prendere quello scrigno. Non ci hanno messo segreti di Londra qua, giustamente. Ah, piacere. Andiamoci. Non c'è fuggita. Ora le faccio saltare le cervelle. Oh. Vediamo come sono le trappole. No, non bisogna... Se proviamo a fare il colpo brutale quando stiamo correndo, non lo fa sicuro. Dobbiamo solamente assassinare. Cinque dita di violenza, vediamo se è meglio di quello che abbiamo noi. Chissà perché non ci possono cambiare le cose sui tetti. È uguale, sempre di livello 9. L'unico modo di arrivare, di prendere questo qua, è arrivare al livello di lealtà 3 con Arthur Weaversbrook. Ok. Ah, vogliamo prendere anche questo. Perché preso questo, no, abbiamo preso tutti quanti gli scrigni, però non c'è nemmeno un punto... No, no, aspetta, quello sta proprio sopra al punto di osservazione. Comunque, le attività secondarie fanno prendere un sacco di soldi. Per le risorse servono gli scrigni. Credo. Non abbiamo trovato niente di meglio. Quello. Aspetta, qua sotto non c'è un pagliericcio. Là sotto c'è un pagliericcio. Lo scrigno sta sul tetto di questo palazzo. Credo. Eccola. Progetto un pugno e una carezza. Ragazzi, abbiamo preso anche tutti quanti. Oh, ci servono 500 di ferro e sblocchiamo il guanto di livello 10. Ma dai, no, non ci servono 500 di ferro, ci serve un po' di ferro. Siamo in tutto 500 di ferro, però li abbiamo quasi presi. Vediamo se questo ci dà. Ferro, 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 ferro. Ci servono 47 di metallo. E queste attività qua, fuga lenta in carrozza, ma che...
Questo però non l'abbiamo fatta. Non abbiamo fatto nemmeno attacco al bordello, sì. Nemmeno queste. Ragazzi, io penso che ci fermiamo qui. Abbiamo fatto esattamente la metà della storia principale. Sì, abbiamo fatto 5 ricordi su 10. Abbiamo fatto un po' di attività collaterali. Noi ci vediamo domani con un'altra puntata del Let's Play di Assassin's Creed Syndicate e lo finiamo, credo, il DLC di Jack lo Squadratore. Ciao!